Le iniziative del mese di dicembre hanno introdotto i sermidesi nel clima natalizio. La Proloco ha promosso i mercatini di Natale ospitando gli espositori nelle tipiche casette di legno. Il via domenica 12 per tutta la giornata. Nonostante la temperatura rigida, la giornata di sole ha movimentato il centro storico. In esposizione tante idee per fare e per farsi un regalo, dagli oggetti di uso personale a quelli di arredo, oppure in tema per abbellire il tradizionale albero di Natale o il presepe di casa. Oggetti per grandi e piccoli, rigorosamente fatti a mano e pezzi unici, frutto di abilità e fantasia per un regalo dal valore aggiunto. Non è mancato in piazza Babbo Natale, dalla barba bianca e fluente, mentre si diffondeva il profumo dei manicaretti preparati dai volontari della Proloco. Nel tardo pomeriggio, Santa Lucia è arrivata navigando sulle acque del Po ed è sbarcata alla Nautica Servide. Siamo giunti al quinto anno della manifestazione di Santa Lucia, organizzata dalla Nautica Sermide in collaborazione col Comune di Sermide e la Proloco di Sermide. La manifestazione inizia verso le 5:15 con intrattenimento con i pony del maneggio del centro ippico di Sermide, per arrivare all'orario delle 6:15 dell'arrivo della Santa Lucia in canoa. La discesa viene parte dalla canottieri di Moglie di Sermide e arriva alla Nautica Sermide alle 6:15, dove saranno distribuiti i sacchettini con omaggio per i bambini, e per gli adulti ci c'è vin brûlé, cioccolata e calda arroste. Il salone della Nautica è stato abbellito per ricevere tanti bambini e adulti che prima e dopo l'evento hanno potuto riscaldarsi con fette di panettone e di ciambella accompagnate da cioccolata calda e vin brûlé serviti dallo staff delle signore della Nautica, tra le quali non mancava Babbo Natale in gonnella. La presenza dei pony del circolo ippico sermidese ha incontrato il favore di tanti bambini che hanno provato l'emozione di cavalcare un tranquillo animale adatto a loro sotto l'occhio vigile degli istruttori del circolo. Verso le 18, nel buio delle acque del fiume, la colonna delle canoe illuminate proveniente dalla canottieri di Moglia si è avvicinata alla discesa della canottieri Sermide per sbarcare Santa Lucia tra la curiosità dei piccoli e l'entusiasmo di tutti. Accompagnata nel salone caldo e affollato, la misteriosa Santa Lucia ha distribuito dolciumi a tutti i bambini. La Santa Lucia che viene dalle acque ha toccato la quinta edizione ed è una manifestazione dal successo consolidato, anche grazie alla scenografia in cui si svolge.